Angelo o demone? A 10 anni esatti dalla sua morte, il dibattito continua a spaccare, senza troppi punti di incontro fra chi dipinge un uomo che avrebbe barato nello sport, deragliato nella vita, e chi ricorda invece un campione cristallino, quasi in odore di santità. Ognuno ha una propria verità. Marco Pantani cercava la sua in bicicletta e solo sulla strada riusciva a mettere tutti d'accordo. Aggrediva come fossero cunette, dossi irrilevanti, il Mortirolo, l'Alpe d'Huez, l'Isoar o il Mont Ventoux. Quando si alleggeriva prima dello scatto, lanciando in un fosso il giubbetto o la bandana, tu, pigro sul divano, eri tentato di scaraventare le pantofole per pedalare con lui e soffrire con lui, che sfidava gli avversari guardandoli in faccia. «Io scappo, venite a prendermi. Vado forte in salita perché in questo modo accorcio l'agonia». Ma l'agonia c'è stata comunque, se è vero che Marco ha cominciato a morire in un triste giorno a Madonna di Campiglio, con l'ombra di un valore di ematocrito non consentito. Da lì il declino, la rilettura fino alla noia di un romanzo, Il Conte di Montecristo, coi suoi ingredienti forti, il perdono, la misericordia, ma soprattutto la giustizia e la vendetta al cospetto di un sopruso. Fino a una tragica notte di San Valentino, disperatamente solo di fronte a una morte dai contorni misteriosi che lo consegnano al mito, come una rockstar bruciata. Qualcuno ha scritto che la morte arriva quasi sempre o troppo presto o troppo tardi. Alla porta del pirata ha bussato in anticipo, tranciando un'esistenza complessa e portando via un campione capace di emozionare, di commuovere, di caricare in sella milioni di persone, di regalare brividi intensi, sottili come raggi di bicicletta. Gentili telespettatori, buonasera. Ben ritrovati qui con Rai Sport 2, ben ritrovati con questo speciale Radio Corsa C'era una volta il pirata. Chi ci ha seguito, chi ha avuto il tempo di seguirci oggi, dalle 12.30 stiamo raccontando quello che è stato Marco Pantani. 10 anni fa, in una notte senza amore, Marco Pantani andava via così, lasciando un vuoto immenso per quanto riguarda sia l'aspetto del campione, ma soprattutto per l'uomo, come disse Franco Ballerini. La splendida copertina di Claudio Icardi, montata da Stefano Garzia, abbiamo aperto così questo speciale, saremo insieme con voi 2 ore, ma il racconto di Marco continuerà per tutta la notte, avrete modo di vedere le repliche e soprattutto avrete modo di ascoltare Marco Pantani. E voglio presentarvi i miei ospiti, poi andremo in collegamento con Andrea De Luca a Cesenatico. Buonasera Beppe Conti, buonasera a Pier Bergonzi, buonasera Auro e buonasera a Stefano Garzelli. Buonasera. Il racconto, Auro, partirà da lontano e sarai tu ad iniziarlo, no? Però la prima cosa che voglio chiederti, guardando questa copertina di Claudio Icardi, ti ho visto particolarmente attento alle parole. È da mezzogiorno che seguo lo speciale di Rai Sport. Non ci si stanca mai a vedere quello che ha fatto Pantani. In quel mattino di Madonna di Campiglio io vissi in maniera particolare quei momenti. Ero nell'albergo della direzione del Giro, erano le 8 e mezza del mattino, sentii delle urla per i corridoi, riconobbi la voce di Candido Cannavò, quella di Castellano, e sentii in lontananza la parola Pantani, Pantani. Erano delle voci, ripeto, nel corridoio. Poi mi alzai, feci colazione e proprio nella sala colazione di questo albergo si diffuse la notizia della positività a Marco. Poi la tappa doveva partire di lì a poco, era la tappa del Mortirolo. Però da quel giorno il ciclismo non è più stato lo stesso. È come se un vaso si fosse crepato e personalmente si è distrutto del tutto anni dopo, quando non solo io, ma in tanti pensavamo di aver trovato l'erede di Pantani. Con Riccardo Ricò. Che si chiama Ricò, e purtroppo anche lui non è finito bene. Stefano, però in quell'albergo di Madonna di Campiglio, la sera prima, Marco arriva da trionfatore assoluto, no? Perché insomma arriva come un grandissimo campione, ne esce come un ragazzo sconfitto. Quello che noi vogliamo fare oggi, e soprattutto che vogliamo fare con lo speciale, è anche ripercorrere chi è stato Marco, no? Chi è stato Marco agli inizi, perché magari ci guarda qualche ragazzo e non ha avuto modo di apprezzare nei racconti quello che è stato Marco Pantani, vogliamo tornare agli inizi. Qual è stato il tuo primo incontro con Marco? Ma il primo incontro fu nel primo ritiro del 1997, il mio primo anno da professionista. Per me correre con Pantani era come un sogno.
e quindi un sogno che si avverò inizialmente con un ritiro di allenamento che si coronò con la partecipazione al mio primo Giro d'Italia con Marco. Marco per me è stato un esempio, è stato un'enciclopedia, perché tutto quello che ho imparato da corridore per me io lo devo a Marco. La gestione di un grande Giro d'Italia o di un grande giro, il rapporto ai compagni, quindi tutta la mia carriera è stata legata a Marco nel bene e nel male, quindi io non posso avere che dei ricordi belli di Marco e normale, comunque l'emozione è sempre molto forte quando si ricorda Marco. E quando tutti dicono per me Marco è unico, sarà irripetibile, non ci sarà mai nessuno come lui. Pier Bergonzi, quanti Giri d'Italia, quanti racconti, quante volte a cercare di captare la parola giusta, la battuta giusta anche con Beppe, no? Alla partenza, perché Marco poi ci ha regalato sempre delle cose banali da scrivere, Pier. Sì, Marco era un personaggio straordinario e mi ricordo che per noi parlare con lui era un po' una caccia al tesoro. In ogni sua frase era una pepita d'oro che andava in qualche modo interpretata. E lui cercava di sfuggire dall'omologazione sempre e non diceva nulla di scontato, non lasciava nessuna parola al caso e non parlava molto, ma quando parlava diceva sempre delle cose. Un'intervista con lui era sempre un momento importante da preparare bene, da un momento su cui riflettere e capire che cosa ti voleva dire, perché dietro una parola c'era sempre qualcos'altro che lui voleva farti intendere e non te lo diceva. Ed era un po' con le parole quello che era anche in bicicletta, cioè uno capace di andare oltre la banalità e fare quello che gli altri non si aspettavano. Io non ho conosciuto nessuno in 25 anni o più di carriera giornalistica con il suo carisma. Beppe, se siamo qui a parlarne poi, no? Chiaramente. Sì. Mai banale, come detto Pier, mai banale nelle interviste, tanto grande in bicicletta quanto fragile, purtroppo, nella vita di tutti i giorni. Ma noi siamo qui per celebrare il campione, perché non siamo in grado di giudicare l'uomo. Esatto. Noi siamo qui per parlare del campione. E come campione è stato veramente grande. Un caro amico, un grandissimo campione del passato come Nino De Filippis mi disse un giorno: racchiudeva in sé come scalatore le qualità di Charlie Gaul e Federico Martín Bahamontes, quindi il più grande, grande scalatore che sia esistito nella storia del ciclismo. E una volta lui disse proprio a Charlie Gaul: siamo fratelli, esatto, noi, no? Quindi esatto, c'era questo rapporto, questo grande affetto proprio tra Marco e Charlie Gaul. Vedo già collegato da Cesenatico, dallo spazio Pantani, Andrea De Luca, che ha degli ospiti, tra pochissimo sarà al suo microfono anche mamma Tonina Pantani. Andrea, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Buonasera a voi, buonasera ai vostri ospiti e ai telespettatori a casa. Siamo in uno splendido luogo, lo spazio Pantani, uno spazio tutto dedicato al pirata, e direi che sono in ottima compagnia perché insieme a me qui da Cesenatico c'è Mario Traversoni. Buonasera. Buonasera a tutti. Un compagno di squadra di Pantani, poi Pino Roncucci, lo storico direttore sportivo della Giacobazzi di Pantani, lui l'ha visto bambino, l'ha visto crescere, ha visto tutta la vita di Marco Pantani, e poi l'artefice, mamma Tonina. Buonasera, buonasera mamma Tonina, che sta vivendo una giornata intensissima quest'oggi. Sì, sì, molto. Perché da stamattina che tutta Cesenatico si è raccolta intorno al nome di suo figlio, signora Tonina. Sì, sono rimasta molto contenta per questo, c'era tanta gente. Tanta gente, avremo anche modo, Alessandra, di vedere le immagini di quelle che sono state le tappe ufficiali. Noi tra l'altro siamo andati al cimitero questa mattina e fin dalle prime ore del mattino c'era gente che andava a visitare la vostra cappella di famiglia, signora, lasciava gli scritti, i fiori, tanta gente che si commuoveva e si commuove come se fosse accaduto ieri il fattaccio. Fa piacere. Poi l'altra tappa della giornata sono stata finalmente l'intitolazione del monumento, perché Andrea, noi tutti sapevamo, Alessandra, che... Ce lo racconti, perfetto. Intanto volevamo salutare Tonina. Tonina, grazie di essere qui. Ciao, come stai? Ciao. Un po' stanca, però bene. Bene, bene. Andrea, avremo modo di vedere tutto, però io ci tenevo particolarmente che Tonina ascoltasse queste parole che arrivano adesso, che sono del professor Vittorino Andreoli, che è un grande psichiatra, che ha seguito anche Marco, si era appassionato per Marco Pantani. Siamo andati ad intervistarlo ieri e credo, mentre scorrono proprio alle mie spalle i titoli sul giovane Pantani, perché insomma vedremo Marco proprio dall'inizio, avremo modo di farvelo scoprire per chi non lo conoscesse già e per chi lo conoscesse, insomma, l'opportunità di rivederlo giovanissimo, con tanti capelli tra l'altro. Andiamo ad ascoltare proprio quello che è il concetto di memoria nelle parole del professor Vittorino Andreoli. Sentiamo. La memoria è bellissima. Se lei, per capirlo questo, basta fare il confronto con l'oblio,
con l'essere dimenticati, come se uno che è morto fosse morto per tutti. Ora, la cosa bella è che oggi possiamo parlare di un grande personaggio che esiste ancora, ne parlano molti, ecco la memoria. Però vede, la memoria non deve essere all'insegna del mito, ma della realtà, di ciò che un uomo è. E un uomo è un campione, ma poi diventa anche una persona normale, perché si sale, il successo si consuma. E quindi dal successo poi si passa a diventare un uomo senza qualità. Ecco, allora bisogna parlare dell'uomo. Io vorrei che rimanesse l'uomo, non le cartelle cliniche, non i faldoni della giustizia. Un uomo semplice, pieno di paura, che aveva paura di non vincere, paura di non farcela, ed aveva talmente paura che continuava a cadere. Era un uomo che nei primi anni del suo inizio, insomma, ne aveva sempre è la paura. Ecco, un uomo che ha raggiunto, nonostante le difficoltà, nonostante la sua fragilità, vette straordinarie, ha reso tutti felici, partecipi. Insomma, tutti pensavamo a Pantani, anche chi come me non è un uomo di sport. Ecco, allora ricordarlo come un uomo che ha vinto e che ha perso. Tonina. Sì. Ascoltavi con particolare attenzione le parole del professor Andreoli. Se il professor Andreoli avesse avuto modo magari di conoscere Marco, no? Chissà. Ma Marco ultimamente voleva incontrare Andreoli e gli era stato anche promesso che lo portavano, ma non l'hanno mai portato. Tonina, adesso noi andiamo con Auro proprio, l'abbiamo detto, vogliamo in qualche modo, all'inizio è sempre difficile iniziare queste trasmissioni perché sono sul ricordo, però a noi ci è piaciuto, soprattutto nel corso di questa giornata, far vedere tante immagini. Dalle 12.30, Tonina, che stiamo mandando immagini di Marco, tutto quello che avevamo nei nostri archivi l'abbiamo tirato fuori. Auro aveva questa chicca e la vediamo insieme, Auro. Giro d'Italia dilettanti, il rapporto col Giro d'Italia Marco lo cominciò nel 1990, arrivando terzo. Quel Giro d'Italia lo vinse Vladimir Belli, poi ci riprovò nel 1991 e sfiorò la vittoria che andò a Casagrande. Poi finalmente nel 92 Marco riuscì a vincere il Giro d'Italia dilettanti. Queste sono rare immagini dell'impresa, la tappa verso Alleghe, vedete Marco Pantani con una maglia gialla, bianca e rossa. Il giallo gli è sempre piaciuto, gli ricordava il Tour de France, consigliò proprio ai dirigenti della Giacobazzi questo colore. Ebbene, Roncucci, suo direttore sportivo, gli disse: guarda che non sei lì per vincere la tappa, lui aveva vinto anche a Cavallese il giorno prima, tu devi vincere il giro, in ritardo di 3 minuti, e fece questa impresa da lontano, arrivò tutto solo e riuscì a dominare questo giro dilettanti battendo Galati. E terzo arrivò Andrea Noè, Galati, un siciliano. Ebbene, Marco anche da dilettante aveva quella caparbietà che lo portò a fare una scalata lenta e faticosa, dal terzo posto del 90 passando al secondo del 91 e vinse nel 92. Io personalmente provo grande affetto nel vedere queste immagini, questo ragazzo venuto dal mare, lo scalatore di Romagna, no, che non si arrendeva mai, e grazie anche a degli amici veri che aveva accanto riusciva a dare dimostrazione di questa grandezza. Pier, veramente effetto. Poi vederlo con i capelli, con questo caschetto, è tenero. Fa effetto anche vedere come scatta e quando scatta e prolunga l'azione, si vedeva prima tiene le mani basse sul manubrio, che era una sua caratteristica, perché lui andava in salita come in pianura. Ma sai che quel giorno lui voleva lasciar vincere la tappa al corridore boliviano che aveva in fuga Sieme, perché dice, gliel'avevo promesso, e perché lui pensava di rivincere comunque il giro, e fu Roncucci a dirgli no, devi attaccare e andare via ancora perché altrimenti dietro lo recuperano. E quindi lui aveva già promesso la tappa perché gli aveva dato una mano in questa fuga. Torniamo a Cesenatico, là, da Roncucci, Pino, con Andrea. Sì, esatto, proprio ieri parlando con Roncucci raccontava questa impresa di Marco Pantani, no Roncucci?
È stata un'impresa a lungo raggio perché, sai, c'era Belli in classifica, Marco era settimo, era difficile pensare di scalzare Belli, aveva già vinto il giro, toccò da lontano quei due colombiani che pensa per strada. Io mi ero messo ai piedi di Pian di Pezzè con la radio, sapevamo che era un po' lì ancora sotto di qualche secondo per vincere il giro, e allora gli urlai: Marco, vai, ho promesso la tappa, la facciamo vincere quest'altro anno. E attaccò, arrivò dopo Belli, presi 10 minuti qualcosa. Signora Torina, primo grande successo di Marco, no? Il giro da dilettante. Ma io l'ho seguito poco, Marco. Io purtroppo d'estate lavoravo, era suo babbo che lo seguiva. Io a me non mi interessava la vittoria, a me mi interessava che non cadesse. E infatti per me era un'ansia continua. Soprattutto quando in discesa si metteva in quella posizione. Sempre, ma sempre. Io ho sempre avuto una gran ansia quando andavo a correre. Quindi, quella volta io che non è uscito. Ho capito niente neanche quanto ho vinto il Giro del Tour. Per me vedevo tutta sta gente, tutta sta confusione, ma io non capivo niente. Non riuscivo a capire che cosa avesse fatto di così grande. Sì, dicevo, ha vinto una tappa, però ha vinto... Boh, non me ne rendevo conto. Loro sanno bene cosa ha fatto invece, no? Mario? Beh, un'impresa stratosferica, storica, lo ricordo. E nonostante tutto, anche l'ultimo giorno abbiamo avuto dei problemi. Mi ricordo proprio sul circuito dei Champs-Élysées. A Bucato, io era una delle poche tappe che avevo... carta bianca per fare la volata, ed ero dietro di lui. Quando mi sono accorto di questa foratura mi sono fermato subito, gli ho dato la mia ruota, poi sono rientrato, però anche l'ultimo giorno ho avuto problemi a portare a casa anche questo grande successo. Ecco, le immagini sono proprio del velo, spieghiamo, per la legge italiana bisogna aspettare 10 anni, no, mamma Tonina, per intitolare una statua. Sì, però quello che mi ha dato un po' fastidio è che in tutte le parti del mondo, siamo andati a Lecce da tutte le parti che l'hanno inaugurato subito, e invece il prefetto qua ha detto che dovevamo aspettare 10 anni. Vabbè. 10 anni sono caduti oggi, sì. E abbiamo visto, sì. è stata apposta questa targa. È stato anche bello perché c'era tantissima gente, non me lo aspettavo. Roncucci, che effetto le ha fatto rivedere con la Giacobazzi e Marco? Ah, mi ha fatto un effetto che ho provato di persona, perché negli anni che è stato con me, Marco era quello il suo modo di correre. Lui partiva per le grandi imprese, lui già da ragazzino ha sempre vinto in solitaria, in salita, già da allievo, da dilettante. Le battaglie erano con i Casagrande, con i Rebellin, con quella gente lì. E ti dico, io quando l'ho visto la prima volta che è venuto a casa mia a fare una serie di test, lui mi aveva detto: vengo alla Giacobazzi perché voglio vincere il Giro d'Italia, sai, quella cosa lì per un ragazzino di primo anno da dilettante era un po' come questo vuole vincere il Giro. Finiti i test ho detto: questo qui vince il Tour e il Giro, anche da professionista, perché aveva dei dati spettacolari. Io ho sempre detto che doveva ringraziare chi l'aveva creato, cioè i suoi genitori, che gli avevano dato qualcosa di speciale. È logico che lui, dopo i sacrifici, l'allenamento e tutto quello che ci vuole per fare il corridore, dopo gli ci ha messo del suo veramente. Alessandra. Sì, grazie Andrea, ringrazio Pino Roncucci perché ci riporta a quello che era l'inizio del nostro titolo. Intanto è arrivato, abbiamo fatto un piccolo scambio un arrocco abbiamo fatto, ci ha raggiunto Beppe Martinelli, grazie Beppe. Beppe in ammiraglia con Marco al Giro e al Tour, abbiamo rimesso Auro al suo posto insieme a chi l'ha raccontato, abbiamo messo per amore di squadra, insomma, Stefano Gerzelli, col quale tu hai vinto il Giro d'Italia anche nel 2000, uno accanto all'altro. Però io ringrazio Pino Roncucci perché ci ha riportato in quello che sono i nostri titoli, il giovane Pantani, no? Perché insomma bisogna dire, andiamo un po' per gradi per raccontare Pantani, però il Giro d'Italia, l'Italia lo scopre al Giro del 94. Sentiamo questo racconto di Adriano De Zana, sentiamo. Eugenio Verzin ha mantenuto la maglia rosa, ma è Marco Pantani, 24enne romagnolo di Cesenatico, la grande rivelazione del Giro. Dopo la vittoria di ieri, Pantani ha concesso il bis in quella odierna da Merano alla Prica con 3 Gran Premi della montagna. La cronaca. Vona è transitato primo sulla cima Coppi, la montagna più alta del Giro, il mitico Stelvio. Poi sulla seconda salita della giornata, il terribile Mortirolo,
il primo testa a testa del giro tra Indurain e Berzin, mentre perdevano terreno Bugno e Della Cuevas. Poi a 15 chilometri dalla conclusione lo scatto del knockout da parte di Pantani, che stacca sia Indurain che Cacaito Rodriguez, mentre il suo compagno di squadra Claudio Chiappucci torna alla grande alla ribalta del giro, piazzandosi al secondo posto a 2 primi e 52 secondi da Pantani. La nuova classifica generale, Berzin in rosa, ma il suo vantaggio è di soli 1 minuto e 18 secondi su Pantani. E l'anno scorso, quando mi sono ritirato al giro a 3 tappe dalla fine, mi sono giurato che sarei tornato quest'anno per fare bene. Sicuramente non pensavo di fare tanto così, però molte volte la buona volontà premia. La buona volontà premia. Beppe Martinelli, insomma, l'Italia salta dal divano e scopre questo ragazzo e si innamora, insomma, subito, no? È amore a prima vista, perché c'era il dominio di Indurain, arriva lui e vince 2 tappe al Giro d'Italia. Due tappe, poi le tappe più belle. Già il giorno prima all'inizio, ecco, aveva fatto già uno scatto che faceva prevedere che stava bene. Però sicuramente 2 tappe così memorabili era difficile. Più che altro la seconda, perché la seconda veramente l'ha voluta fortemente. Tu ti sei detto... Ti ha colpito, ti ha... Ma sai, farsi colpire da Marco era abbastanza facile, perché mi ricordo che la sera, dopo quella tappa lì, eravamo tutti felici e contenti e lui ha cominciato a dirmi ma quanti chilometri mancano dallo Stelvio al Mortirolo? Ma il Mortirolo l'hai fatto ancora? Perché lui normalmente non andava a provare le salite. Io ero andato 2 o 3 volte per provarlo, ma non ero mai riuscito a terminarlo perché era sempre bloccato dalla neve. Però mi ricordo che era duro e allora io ho detto sì, stai attento però che se attacchi sullo Stelvio andare a Mortirolo è lunga, io aspetterei. Poi invece è andata via una fuga con Chiappa, io mi sono trovato davanti e perciò l'ho seguito tutto io la salita del Mortirolo, proprio ho avuto fortuna anche quel giorno lì. Quindi la ricordi tutta? Sì, sì, sì. Pier? Volevo dire una cosa legando al Pantani dilettante che abbiamo visto prima. Beppe se lo ricorderà perché era già alla carriera, anzi... Era uno di quelli che andava a guardare le corse dei dilettanti, sì. E aveva addocchiato proprio Pantani. Pantani aveva un contratto, un accordo con la carriera, prima ancora di vincere quel Giro d'Italia del 92 dei dilettanti. Dopo il giro va da Boifava per firmare il contratto, un contratto già molto importante, si possono dire le cifre grandi pubbliche, mi sembra 130 milioni di lire di allora. E lui guarda il contratto e dice, però qui manca la clausola se vinco il giro, se vinco il tour. Boifava lo guarda stupito e gli dice... Sì, sì, Marco, hai fatto un affare venire nella nostra squadra, vieni alla carriera. Marco, per i suoi tempi con calma, dice, guardi Boifava che l'affare l'avete fatto voi. Così è andato. E comunque pretese la cifra per il giro e per il tour. Cifra per il giro e il tour, sì, sì. E Boifava dice, ma qui ho preso un fenomeno. Sì, sì. Un personaggio, è andata così Beppe, no? Sì, 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 ma già nel 93, come ha detto Marco in quell'intervista lì, già andava bene, solo che ha avuto sfortuna che era caduto e poi è venuta una tendinite, ha avuto fermarsi, ma altrimenti poi già quel giorno lì... c'è stata l'interruzione al colle dell'agnello, no? Per la neve, lui voleva attaccare, mi risulta. No, ma già aveva finito il giro sicuramente in crescendo e nelle ultime 2 tappe qualcosa avrebbe fatto, solo che abbiamo preferito fermarlo perché stava veramente male, ma volevo continuare. E quando l'ho intervistato, io dopo che ha firmato per la carriera, io l'ho intervistato perché era il giovane emergente, potrebbe essere uno dei migliori dilettanti che passano al professionismo. E allora io gli faccio la domanda e gli dico, quindi al giro aiuterai Chiappucci? Perché in quel momento Chiappucci, piazzato al giro, piazzato al tour, aveva vinto la Sanremo, era il personaggio, il capitano della carriera destinato a vincere il Giro d'Italia. E lui dice, beh, se proprio devo lo farò, ma io vado al giro per vincere le mie tappe. Così mi aveva detto prima ancora di fare la prima corsa da professionista. Stefano, lo dicevamo, no? Il carattere di Marco, questa grande tenacia, questa grande determinazione, era facile stare con lui in squadra o no? Non era facilissimo, ecco. Come senza dubbio era uno, prima di tutto era un grandissimo leader, comunque ti metteva a tuo agio in corsa. Parlava poco, come si sa, era un ragazzo molto timido, quindi non era comunque semplice stare con lui anche in corsa. Però ci dava dei consigli che erano veramente molto utili. Poi dopo era un po'... Martinelli aveva creato un gruppo, una macchina aveva creato, omogenea, che ci capivamo al volo, quindi dopo automaticamente in corsa sapevamo ognuno cosa fare e dopo veniva quasi naturalmente. Io so che ti costa stare qui, vero? Un pochino?
Sì, no, ho visto Tonina adesso, sì. Anzi la saluto, e veramente, però insomma 10 anni sembrano tantissimi anni, come invece mi sembra di rivederlo ancora, tutte le chiacchierate o i silenzi che facevamo, perché molte volte devo ammettere che in macchina con lui ho fatto tanti silenzi, che non sapevo come cominciare, perché tante volte mi bloccava, perché aveva veramente... aveva un fascino che tante volte se mi sono innamorato di un corridore, mi sono innamorato di lui, al di là di tutto, veramente. Andrea. Sì, e tra l'altro è quello che dicevate, no? Della spavalderia, della consapevolezza di essere un predestinato di Marco Pantani. Nelle parole di Pino Roncucci, no? Lui sapeva di essere forte. Ma guarda, io quando sono andato, che mi chiamò Savini perché questo ragazzino voleva venire alla Giacobassi, allora andai giù a Cesenate, c'era Tonina e Paolo, e incontrai questo ragazzino, che era un ragazzino. Allora così a bruciapelo gli chiesi perché voleva venire alla Giacobassi, e lui tranquillamente mi disse: io voglio venire perché è la squadra forte, io voglio vincere il Giro d'Italia. Benissimo, sei appena un dilettante, vuoi vincere il Giro. Vabbè, facciamo così, io ti preparo solo per il Giro. Infatti lui con me praticamente di corsa a tappe faceva il Giro d'Italia e basta così. Ecco, Roncucci ha fatto un nome di Savini. Savini è un professionista romagnolo, insieme a Vandi si allenavano per le colline di Romagna, c'era un ragazzino, Marco Pantani, che li aspettava e si accodava insieme a loro per allenarsi con loro. Sentiamo proprio Claudio Savini. Eri professionista e c'era un giovane ragazzo che veniva ad allenarsi con voi, Marco Pantani. Sì, ero professionista, addirittura io ho cominciato, cioè sono diventato professionista nell'81, ero alla festa del Fausto Coppi e c'era questo ragazzino, Marco Pantani, che iniziava a correre. Io partivo nel mondo dei professionisti e lui partiva nel mondo della bicicletta. Questi allenamenti, no? Voi professionisti... C'eri te, c'era Vandi, no? Che abitualmente uscivate insieme per allenarvi, e poi c'era questo ragazzino che partiva con voi, si accodava. Sì, diciamo che c'ero io, Vandi, Santoni e Sciboni, anche qui di Cesena, e si partiva con i nostri allenamenti anche duri, perché a livello professionale hai delle tirature di allenamento che sono impegnative, e vedevi questo ragazzino... allievo, poi anche junior specialmente, che non si tirava mai indietro a venire via con noi. La leggenda racconta che un giorno tu e Vandi l'avete preso in mezzo, come si dice nel ciclismo, no? Volevate staccarlo. Sì. Com'è finita? Niente, eravamo su per la Carpegna, sai, era un divertimento, un piacere far fatica per noi con la passione del ciclismo, per cui vedendoci sto ragazzino qui che voleva tenere duro, abbiamo cercato di in tutti i modi staccarlo. E non c'è stato niente da fare, è riuscito a rimanere con noi, che era già una grossa impresa. Adesso io ero un discreto scalatore, ma Vandi lo era ancora di più, per cui era un metro di misura importante per un ragazzo come lui. E rimanere lì, dopo tutti i 1000 scatti che abbiamo fatto, noi rimanemmo un po' perplessi. E lui andò a casa tutto contento, dicendo con suo babbo che un altro po' ci stacca addirittura, perché alla fine eravamo noi in difficoltà e non lui. Insomma, il giovane Marco Pantani, due professionisti tentano di staccarlo, alla fine li stacca lui, a Roncucci. Guarda, ti racconto una storia che lui non ha detta. Allora, Amadori stava preparandosi per il mondiale come al solito, tutti gli anni andava al mondiale. Va a fare il Carnaio, una salita qui vicino, e a un certo punto si ritrova questo ragazzino a ruota. Allora Amadori, questo ragazzino, aumentava, arrivano in cima alla salita, il ragazzino era lì, se niente aveva tentato di andare via. Allora Marino gli fa: ma scusi me, ma te quanti anni hai? Io sono un juniores di primo anno, madonna se vai forte. Ma posso andare anche più forte. A un certo punto Amadori, finito l'allenamento, passa da me in negozio e mi fa: Pino, ha incontrato un ragazzino, mi ha fatto morire. Ho detto: sicuramente hai incontrato Pantani, perché dico, tutti quelli che lo incontrano li fa morire tutti. Ciò è sicuramente quello. E infatti la cosa che più è balzata alle orecchie in questi giorni è che
Non è stata per i romagnoli una sorpresa vedere Pantani quello che ha fatto in carriera, perché fin da ragazzino era conosciuto dappertutto e dappertutto. Ma guarda, Marco, come ti ho detto prima, aveva dei valori, io i test che gli ho fatto a fine 89 aveva dei valori che erano sbalorditivi. Cioè, uno che spinge quasi 8 watt per chilogrammo, 34 battiti, dopo un tappone, dopo 20 minuti, ne ha 9, nel movimento 34, aveva un recupero eccezionale. Perciò lì proprio Madre Natura l'aveva donato di questi dati. Ma di fianco a lei Madre Natura? Ah, lo so, che io l'ho sempre detto. Lui due volte diceva, ma hai insegnato? Io dicevo, io non ti ho insegnato niente, te ringrazio chi ti ha creato così. Poi dopo, logico, sapeva soffrire, sapeva lavorare in acidosi, sapeva soffrire, aveva il secondo motore, quello del cervello. Ma Mattonina, è stato bello oggi quando lei nel prato dove c'è il monumento di Pantani ha ricordato che in quel prato Marco da bambino giocava. Sì, noi abitavamo poco distanti di lì e lui era sempre lì a giocare con i suoi amici. Alessandra. Sì, Andrea, noi prendiamo qui la parola perché insomma volevo far intervenire anche i miei ospiti a proposito di quello che saranno le immagini che ci racconterà adesso Beppe Conti. Pier, quando si arriva al Tour de France nel 95 si arriva con le speranze che Pantani compia qualche cosa. Sì, anche perché quell'anno aveva saltato il Giro d'Italia, esatto, per la caduta nel primo maggio, era finito contro una macchina mentre rientrava a casa. E lui veniva dall'aver fatto quelle imprese del 94 a Merano alla Prica e al Tour de France del 95, esatto, ha vinto due tappe di montagna molto importanti. E Beppe adesso, sì, ci farai vedere con la tua abilità, ci hai preparato un documento, un mix, proprio sì, un mini, sì, prego. Sì. E sì, qui siamo all'Alpe d'Huez perché vogliamo far vedere le due grandi vittorie, le due grandi scalate. Qui siamo all'Alpe d'Huez 1995, ancora in maglia carrera, è l'ultimo grande Tour de France di Miguelon Indurain. Miguelon Indurain è maglia gialla e anche quel giorno non voleva che vincesse Pantani. Guarda Indurain che cerca di andarlo a prendere e Marco va, la folla che si protende, lui va, è attaccato alle prime svolte di questa arrampicata verso l'Alpe d'Huez. E non c'è stato più niente da fare, guardate la grinta, qui sbaglia addirittura strada, rischia di andare la deviazione delle ammiraglie, ma ormai ha un tale vantaggio, 1:24 di vantaggio sugli altri inseguitori, su Michelin Durain, su Zulle, su Riss, su tutti gli uomini di classifica, e vince alla grande, dopo aver vinto Gusenese, vince anche all'Alpe d'Huez con una scalata da record e riesce a ottenere il primo dei due successi in quota. Indurain ce l'aveva un po' con Pantani, mm-hmm, perché l'anno prima già, perché sì, nel 94, sì, quando Indurain veniva dall'aver vinto i Giri d'Italia del 92 e del 93, voleva vincere anche nel 94, certo, invece si è trovato quel Berger straordinario e Pantani, che soprattutto sul Mortirolo l'ha fatto soffrire, ha rischiato di farlo saltare per aria. Allora gliel'ha giurata e nel 94 non gli ha consentito di vincere nessuna tappa al Tour. Ma guarda queste immagini, guarda, qui siamo nel 97, sì, qui credo sia il più grande Pantani di sempre. Sì. Ulrich in maglia gialla, Pantani attacca alle prime svolte dell'Alpe d'Huez, Virenk va in crisi, Ulrich in maglia gialla costretto di seguire e Pantani va. Va verso il bis all'Alpe d'Huez, guardate la grinta di Marco, è il record di scalata, 37 primi e 35 secondi, la più grande impresa, secondo me, di Pantani e di Merckx, lo ha ribadito l'altro giorno, volava, veramente volava quel giorno, rivince sull'Alpe, impiega circa 30 secondi in meno e poi con l'urlo liberatorio. Sì. Per, che è rimasto Auro. È bene ricordare che tra la prima Alpe d'Huez e la seconda, sì, accade ed è accaduto un fatto chiave, ovvero l'incidente, certo, nel quale Marco? Marco si ruppe tibia e perone, rimase mesi immobilizzato, sì, e sì, prima Alpe d'Huez era ancora, sì, sano, integro, certo, la seconda era un punto di domanda, esatto, la sua prestazione, quindi infatti vale di lui, più insomma in qualche quando modo quando tagliò il traguardo, sì, esplose in quest'urlo, certo, liberatorio per dire, certo, signori sono tornato quello di prima, sì. E quanta sofferenza Martino la medaglia? No, quel giorno lì me lo ricordo benissimo perché guarda quando scattava lui subito l'ammiraglia era lì per vedere quanto si guadagnava subito, perché tante volte mi ricordo il presidente di giuria così cercava subito di farmi passare perché tanto ormai non lo prendeva più nessuno. Quando l'ho raggiunto non gli ho detto niente quel giorno lì, anche il giorno questo qua, la prima vittoria dell'Alpe d'Huez, non siamo riusciti neanche con l'ammiraglia ad andargli dietro perché praticamente c'erano troppi corridori che aveva ripreso per strada e così.
l'altra invece l'ho proprio assaporata dietro e veramente è incredibile quello che andava quel giorno lì. Io ricordo Alfredo Martini in telecronaca con De Zandi, se non ho mai visto nessuno andare così in salita. Così in salita, lo disse Alfredo Martini. E quell'anno, 97, aveva riperso il Giro d'Italia perché era caduto, perché era caduto per il famoso gatto. C'era Stefano con lui, esatto. Probabilmente anche quel giro era un Jean-Marie giro che avrebbe Jean-Marie Leblanc aveva chiamato due o tre volte per dirmi guarda ti prendo ma sei sicuro che Pantani viene per far bene? Cioè voleva avere l'assicurazione di avere spettacolo. Sì, perché insomma, eravamo stati invitati, due o tre volte mi aveva chiamato personalmente dicendo ma non è che magari invitiamo la Mercatone e poi lui non va. No, stai tranquillo, cioè sulla carta dovrebbe andare. Aveva vinto una tappa al Giro di Svizzera, sì. E da lì dopo si era un po'... Sì, però che l'urlo liberatorio venne anche dal fatto che lui aveva preparato il Giro d'Italia e ci teneva tantissimo al Giro d'Italia. Io ho visto in prima persona la caduta del Chiunzi, era davanti alla posizione davanti a me, quindi ho visto cosa ha sofferto lui nel ritirarsi, nel terminare la tappa e nel ritirarsi in quel Giro d'Italia. Ma poi siete rimasti tutti con lui, noi oggi abbiamo visto, lo ricordiamo insomma perché si fosse messo davanti ai teleschermi solo adesso, da questa mattina alle 12.30 che abbiamo fatto vedere tutte le immagini, c'erano appunto le vostre immagini, le avete scortato fino verso l'arrivo. Fra l'altro Stefano... Sì. Perse personalmente minuti in classifica, se no sareste arrivato sul podio quel giro lì. Io mi ricordo un aneddoto che io rimasi con, mi fermai con Marco e tutto e si ripartì, però lui Marco inizialmente riuscì a pedalare, dopo si bloccò. E a un certo punto arriva Martino e mi dice vai, rimango qua perché comunque sono primo anno, no tu vai. E fortunatamente il consiglio fu giusto perché arrivai ancora nei primi 10 del Giro d'Italia. Non volevi andare? Andai però... Sì, ma perdessi tanti minuti. Sì, 18 minuti credo. Però andai però a malincuore perché il mio posto era lì. L'immagine, Tonina, noi ti vediamo sempre molto molto attenta. Tonina, sei attentissima. Tonina è molto attenta a seguire queste immagini. Sì, certo. Sono belle. Tra l'altro noi adesso dovremo chiudere questo collegamento, Tonina. Allora, una giornata intensissima questa, una giornata dedicata a Marco. Per lei Marco è sempre al suo fianco. Ma sempre. Sì. Ogni giorno ogni momento della giornata è sempre con me. È lui che mi dà la forza per andare avanti e per capire cosa è successo a Madonna di Campiglio. Questo è. E voglio che anche i presenti sentano lì. Presenti che sono in trasmissione. Tonina, Alessandra. Madonna di Campiglio, è la tua verità, la tua ricerca di verità, sì. No? Da sempre. Non ho capito. È la tua ricerca della verità da sempre. Certo, certo. Io è dal 94, dal 99 che cerco la verità su Campiglio. E non mi fermo. Io l'ho promesso a Marco e glielo devo. Anche se non ho visto partecipazione da nessuno. Vado avanti da sola e perché ci riesco. Dici questo? E come? Perché dici questo? Perché dici questo? Perché sono arrabbiata con tutti quelli lì del ciclismo. In che senso, Tonina? Sei arrabbiata con chi? Sono arrabbiata perché io non ho visto nessuno darmi una mano su niente. Né direttori sportivi, nessuno. Ma che tipo di mano volevi tu, Tonina? Che tipo di mano ti aspettavi tu? Che tipo d'aiuto? Che mi dicano la verità, che loro la verità la sanno, solo che ci sono troppi interessi dietro. La verità la sanno, ma tu ti riferisci a qualcuno che è qui? No, io non parlo più, Alessandro, ti saluto, ti ringrazio e buona serata a tutti. Io ringrazio te, Tonina, grazie. Andrea. Alessandra. Sì. Il dolore di una Alessandra madre da rispettare. Sì. No, ma infatti... Negli anni non ci può essere consolazione per una mamma. Nello stesso tempo su Madonna di Campiglio, col senno di poi... Vorrei si sarebbero... capisse anche quello là vicino, però. Si sarebbero potute fare tante cose, ma evidentemente quella decisione, almeno io da quello che ho letto, a Campiglio c'ero, ma non ero nella stanza delle analisi. Quella c'era un vizio di forma, quella provetta venne data a Marco, ci fu una differenza, no? Perché tutti potevano scegliere la provetta, a Marco venne data la provetta, quindi magari c'era proprio anche un discorso di vizio di forma, no? Perché non era presente ma l'ispettore. Ma poi i macchinari con cui venivano effettuati i controlli non erano ancora precisi. Non erano ancora questo tarati. Poi si è scoperto. La fialetta aveva tempo. Probabilmente anche delle poteva anche essere difettosa, perché all'interno di quella fialetta poi vennero tolte dal mercato queste fialette.
tablette che contenevano questo anticoagulante che doveva essere nebulizzato. Cioè, no? A me risulta anche che di ritorno da Mandadone di Campiglio Marco si fermò in un'altra clinica, con Beppe. Venne fatto un altro esame e i valori erano a posto. Poi si disse ha preso un prodotto per sciogliere in sangue. Non è vero. Perché questo, anche la sera prima aveva comunque 48 dematocriti. Questo non è assolutamente rispondente a verità. Certo è che Campiglio è stato purtroppo un bivio drammatico della vita di Marco Pantani e del ciclismo, perché lì ha cominciato a morire il ciclismo, il sogno che Pantani aveva trasmesso a tutti quanti. Io vorrei tornare ad Andrea De Luca, poi volevo far rispondere anche Beppe Martinelli che è stato chiamato in causa da Tonina Pantani. Andrea, prego, ma tu resti lì con noi? Sì, adesso noi dovremo chiudere il collegamento, però... Due parole, Mario Traversone, che tra l'altro hai vissuto il 98 del Tour de France straordinario con Marco, no? Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere Marco nel 94 quando ho cominciato a correre per la carriera, quindi ho visto la sua escalation del 94, la caduta e poi la rinascita. Marco era un talento, mai niente di scontato, quello che faceva gli veniva naturale. Tanto è vero che mi ricordo questo aneddoto, un anno eravamo in ritiro e io ero già pronto per vincere, tanto è vero che da lì a 15 giorni ho vinto due tappe a Murcia e Marco era un mese e mezzo che non saliva in bicicletta. Usciamo a fare questo allenamento per la presentazione della squadra e i neoprofessionisti arrivati in squadra cominciano a fargli la mezza ruota in salita e lui si arrabbiò talmente tanto che partì e staccò tutti. E per una persona normale un mese e mezzo di inattività in bicicletta riuscire a fare un numero del genere è una cosa quasi impensabile, quindi era nato veramente per andare in bicicletta con un motore fuori da ogni regola e poi ha fatto vedere quello che era capace di fare, andare in bicicletta, essere critico con se stesso, ma soprattutto voler sempre ricercare questa vittoria che era il suo pallino. Io farei fare anche una chiusura a Roncucci, Alessandra, se sei d'accordo. Pantani, oggi è stato un giorno di grande commozione per tutti. Beh, direi che tutte queste cose mi ricordano i periodi belli che ho passato con lui. Sicuramente è un rivivere continuo. Poi sai, io vengo spesso qui al museo a dare una mano. Per me è come non sia morto, perché qui è... Tutti chiedono, tutti... è un rivivere continuo. Tifosi che lo amano e vengono da tutte le parti del mondo. Alessandra, poi noi siamo andati a sentire quest'oggi anche due storici compagni di Marco Pantani. Non so se volete sentirli adesso oppure volete sentirli più avanti nella trasmissione. Anche per far rispondere, anche per far replicare... Certo. Insomma, Beppe Martinelli che è stato chiamato in causa a discutere, ma noi volevamo fare un percorso di un certo tipo, come sempre accade nelle trasmissioni in diretta, diventa sempre difficile, no? Perché insomma al termine di questa giornata di ricordo, di questa giornata nella quale noi abbiamo voluto ricordare Marco Pantani, avevamo proprio pensato di fare un racconto di quello che sono stati i momenti più belli, il suo inizio, la consacrazione con il Tour del 98, però chiaramente Beppe ci ha portato Tonina a parlare proprio, a cambiare la nostra scaletta, come spesso accade quando si è in diretta. Queste parole di Tonina, ma le rispetto e ci mancherebbe altro. Io sono stato tante volte a casa di Tonina, prima, durante e dopo, perciò sicuramente molto, molto quando era corridore Pantani, anche quando è successo dopo Madonna di Campiglio. Io credo che un fondo di verità ci sarà sicuramente, ma la Tonina me l'ha chiesto tante volte di dire la verità, ma io purtroppo glielo ho detto un miliardo di volte. Io tornando indietro qualcosa probabilmente cambierei, ma nel mio modo di pensare, ma sicuramente non nel modo del controllo. Beppe, siete stati anche un po' travolti da tutto quello che è successo, no? Presumo. Ma secondo il mio punto di vista, quel giorno lì, io ho sempre detto e sempre ripeterò, e questa è la mia verità, che quel giorno lì è stato sbagliato qualcosa a livello, ok, ho capito che la provetta adesso era una, ma se a un certo punto ci sono quattro corridori, le provette sono quattro e l'ultimo che viene è Pantani, spetta a lui, io sicuramente
al mio posto non so chi era che diceva no, io questa qua non la voglio, andiamo a casa, partiamo il Giro d'Italia, non lo voglio fare. Non c'era neanche l'ispettore dell'Unione Ciclistica Internazionale presente durante il controllo? Questo... Io so che quella mattina lì sono arrivati in ritardo e hanno fatto tutto di fretta e di furia e sono partiti subito con la provetta di Marco per andare a testarlo e dopo un quarto d'ora, 20 minuti, mi hanno chiamato che c'era un problema. Io sono arrivato insieme col mio medico che era il dottor Rempi e da lì praticamente io ho constatato quello che era quel momento lì. Saluto Andrea De Luca, Mario Traversoni e Pino Roncucci, grazie di essere stati con noi per questa prima parte, noi continueremo fino alle 22.35. Ma grazie. Non stanno più in collegamento. Andrea, no, credo di no. Saluto a voi. Grazie ad Andrea. Ciao. I contributi li... I contributi li vedremo, giusto? Li devono mandare loro però. Ah, dove... Li mandiamo noi, Cesare De Gesaro, Auro mi dice li mandiamo noi. Torniamo, grazie ad Andrea, grazie. Torniamo qui a Milano. Alessandra, sì, se posso grazie inserirmi in questo discorso con Beppe certo, Martinelli, devi... che è un momento clou della vita di Pantani, no? Secondo me il problema è il dopo Campiglio, perché Pantani non è stato trovato positivo a Campiglio. Pantani è stato fermato per 15 giorni, lì purtroppo è mancato, tu per carità hai fatto più di quello che potevi sicuramente, ma è mancato qualcuno che lo portasse a Losanna, facesse il controllo, avesse via libera, andasse al Tour de France. Se lui andava al Tour de France cambiava la sua vita, cambiava tutto. Cioè, è mancato quello, è mancato Luciano Pezzi, forse non lo so, è mancato qualcuno che lo portasse, che lo riportasse in gruppo. Beppe ha ragione, ma... bisogna conoscere bene Pantani, come la conosce lui, sì. Dopo quel controllo io sono stato a Cesenatico fuori dalla casa di Pantani, ma per dei giorni e Marco non parlava con nessuno, ma non usciva neanche, c'ero anch'io, Piero, eravamo assieme, certo, non usciva neanche Pantani, era un personaggio particolare, non era Merckx, non era Gimondi, non era uno con quella testa lì, era un'altra testa, certo, e però Pantani era un uomo di un carisma straordinario, certo, ma di un'enorme fragilità, sì, e non ascoltava nessuno, non ha mai accettato, certo, al microfono di Alessandra, scendendo le scale, dice lo sentiremo tra pochissimo, tante volte, questa volta non mi alzo più, lo sentiremo tra pochissimo, e la sua dignità ferita lì, che lo fa cadere così in basso da cercare aiuto in qualcos'altro, e quel qualcos'altro che poi lo porta alla morte. Tornando a Madonna di Campiglio, io capisco benissimo la mamma. Io non la capisco, nel senso che abbiamo fatto questa giornata, credo, in omaggio per Marco, e da questa mattina che abbiamo... La mamma è sempre la ricerca di una verità. Sì, sono d'accordo con te, però credo che insomma... Sono d'accordo. Sì, io dico, capisco la mamma, quello è il punto di vista di una mamma. Sì, no, ma lo rispetto. Poi bisogna avere anche onestà intellettuale. Esatto. L'onestà intellettuale ci dice, uno, che Pantani in quel momento probabilmente ha commesso gli errori che molti o tutti commettevano in quegli anni, secondo me. E c'era un controllo che aveva un livello di errore molto alto. Tant'è vero che l'anno dopo è stato cambiato, certo, e con i parametri di un anno, dell'anno successivo non sarebbe stato fermato. Certo. Non ho prove, non posso saperlo, ma chi faceva i controlli, i corridori se li facevano da soli con la centrifuga la sera prima, sanno che c'era la possibilità che il valore del loro sangue avesse oscillazioni tra tre punti sopra e tre punti sotto. Soprattutto in altura. Soprattutto in altura. In quota, soprattutto con la disidratazione, soprattutto alla fine di un Giro d'Italia, in più, quello che vogliono dire loro, scaldando la provetta, c'è la possibilità di farlo salire. E poi c'è anche questo discorso della provetta che non è stata scelta, però saperlo. Questo non si può sapere, soprattutto penso Stefano Garzelli, che tu, insomma, voglio dire, da corridore, no? Ci puoi forse confortare di più. A distanza di tutti questi anni resta indubbiamente l'amarezza di quello che non è stato compreso, però forse, come diceva giustamente Pier, capire anche quello che è accaduto nell'uomo, no? Perché è entrato un campione che aveva vinto a Campiglio, un trionfatore assoluto, e ne è uscito l'indomani un'altra persona. Il campione era rimasto dentro, forse non è mai più uscito il campione da quell'albergo lì. Ma sai, da sportivo, in quel momento Marco era, dico sempre l'esempio, che chiunque in Italia conosceva Marco. Esatto. Era all'apice della carriera sportiva e personale, e si ritrovò nel giro di 12 ore, da un Giro d'Italia vinto, una tappa trionfato, in quella situazione. Quindi senza dubbio l'uomo in quel momento viene fuori, poi è venuta fuori la fragilità dell'uomo. Le parole di Pier secondo me sono sante, è proprio quello, descrive proprio il vero Pantani, il carattere di Pantani, chiaramente è un carattere forte, molto forte, non è così semplice dire, anche Martino ha fatto delle cose molto grandi con Marco,
sopportare tra virgolette Marco, il suo carattere non era semplice, anche in corsa le tensioni che aveva Marco erano altissime, sia mediatiche degli sponsor, quindi certo. Caratterialmente sicuramente Marco era introverso, timido, fragile, e lui si trovò nel giro di 12 ore dall'apice della carriera sportiva possibilmente attaccato mediaticamente da quello che lui diceva, da tutti. No? Da tutti. E come dice lui sempre, mi sono rialzato a tante cadute, ma da questa non mi posso rialzare. Auro, volevi aggiungere qualcosa? Sì, perché è bene, soprattutto in una ricorrenza come questa, rammentare tutti i passaggi e alcuni dettagli. Io la sera a Campiglio c'ero. C'ero nell'albergo della Mercatone ed ero a 2 metri di distanza da Marco Pantani e Candido Cannavò, che parlarono tutta la sera, tutta la sera, di progetti, Marco, no? Solidarietà, certo. Iniziative per il giornale, la bandiera dello sport, certo. Insomma, parlarono a lungo, per i bambini, cordialmente. Certo. Io mi ricordo che Pantani mangiò un bisteccone enorme quella sera lì. Parlarono di tutto, il mattino dopo ci fu il controllo, sì. Pantani venne espulso dal giro, l'indomani Candido Cannavò, che ricordiamo tutti con affetto, è stato un grandissimo direttore, scrisse una parola che a Marco Pantani non andò mai giù. Tradimento. Il fatto che lui poi, a distanza di qualche giorno, avesse chiamato Gianni Minà a casa sua per fare l'intervista, è perché voleva una persona fuori dai giochi del ciclismo. Lui non volle più avere rapporti con i giornalisti in quel frangente perché si sentiva lui stesso tradito dalle persone che fino a poche ore prima lo consideravano un re. Questo siccome, è bene, siccome è bene però abbiamo fatto ribaltare la scaletta, io vi chiederei soltanto sì. Questo. Mettiamo proprio la tappa di Madonna di Campiglio. Non ce ne vorrà Francesca Portinari che ci deve confortare in questo. Facciamo un salto nella scaletta. Piero, un attimo. Prego. No, voglio dire una cosa su Cannavò, perché quella sera ho portato io Cannavò nell'albergo, ero con eravamo loro. Eravamo tutti lì. Abbiamo parlato di tutto, c'erano delle iniziative per San Patrignano, ci ha raccontato della sorella che aveva un momento di difficoltà, di tutto, tutto vero. Candido in quella sera si era, non solo quella sera, si era innamorato di Pantani. La parola, si è sentito tradito Candido, perché tradito nell'amore che aveva per Pantani. Questa è stata la cosa che nemmeno lui ha capito, ma è vero che lui non voleva più parlare con i giornalisti, ma non voleva parlare neanche con i direttori sportivi, neanche con gli amici, i corridori. Martino ha mandato tutta la squadra 10 giorni dopo perché si allenassero con lui, perché potesse riprendere. Con Pantani in certi momenti era impossibile avere io credo che tra l'altro poi dopo ascolteremo anche il professor Andreoli, che ha tracciato proprio un discorso su quello che è la fragilità. L'uomo è fatto di fragilità, dice, voi non avete il diritto di parlare dell'uomo, dovete fermarvi al campione. Questo poi è anche, cioè, nella vita di tutti i giorni, no? Il discorso del dover reggere una pressione e reggere soprattutto quello che è la realtà dello sportivo. La vita dello sportivo è a termine, ma quella vita a termine influisce sulla vita di tutti i giorni. Quando lui ti dice tanto più alto sei, tanto più prendi botta, Marco non ha avuto la capacità di risollevarsi. Però non voglio vedere Beppe così, capisco l'attacco, capisco il dolore di mamma Tonina, lo comprendo. Però ecco, forse per comprendere tante cose bisogna avere tutti gli strumenti necessari. Però facciamo un salto nella scaletta, andiamo proprio a rivivere quello che è stato il giorno di Madonna di Campiglio con la telecronaca Adriano De Zan. Facciamo Campiglio e poi facciamo un salto indietro, non ce ne vorrete, però la diretta è anche questo. Prego. È scattato Pantani. Scatto di Pantani, avevamo detto l'azione degli uomini della Mercatone 1 può portare all'ennesimo show di Pantani. Evidentemente Marco sente, ormai si è abituato al trionfo, sente la necessità di dimostrare ancora una volta in salita che è più forte lui. Marco Pantani, nella scia di Pantani vedete Simoni si volta, aumenta il ritmo Pantani nella scia dei due battistrada, vedete Buonaora e poi Pascal Richard. Incredibile, eccezionale lo scatto, la rimonta di Marco Pantani. Questo è soltanto un flash di quello che è stato Campiglio, però insomma venivamo dai giorni, venivamo da Europa, venivamo da un giro completamente dominato. Prima di ascoltare le battute di Marco, Beppe, la sensazione che ci fosse qualcosa che non andava, tu l'hai avuta in qualche modo o no? Ma era stato un giro sicuramente dominato sotto il profilo del Marco corridore. Sicuramente un po' di nervosismo c'era, perché
Siamo partiti con i controlli del CONI, con io non rischio la salute. Le polemiche con le polemiche al Giro Mapei. D'Italia, ma le abbiamo quelle al Giro d'Italia, proprio il famoso processo alla tappa di Lanciano. Andiamo a ritroso. A ritroso, sicuramente, però mai mi sarei aspettato, per voi dire, che avesse l'ematocchi tu alto, oppure, perché tante volte io mi sono chiesto il perché eventualmente non abbiamo fatto nulla per riportarlo eventualmente dove poteva essere. Quando uno è sereno, tranquillo, va a dormire che il giorno prima ha vinto la tappa e non voleva neanche vincerla, perché esatto. Quel giorno lì, se non tira la squadra di Jalabert, noi avevamo lasciato andare via la fuga. Lui è partito proprio perché Jalabert voleva vincere la tappa. E noi a Jalabert quel Giro d'Italia lì gli abbiamo dato la possibilità di tenere la maglia. Comunque Martino, era un giro intriso di veleni. Perché ci fu la tappa di Cesenatico in cui il giorno dopo non si sapeva dove avesse dormito. Subito la caccia alle streghe, ecco è scappato, non ha voluto fare i controlli. C'è qualcuno che non ha ancora capito che quella notte lì, ma qualcuno che sa bene, che non ha ancora capito che ha dormito in albergo. Ecco. Sono andato io a prenderlo a casa sua alle 9:30 la sera per dirgli vieni a dormire in albergo, perché se domani mattina ipoteticamente c'è un controllo viene fuori un polverone. E c'è stato il controllo? C'è stato. Ci sono stati i controlli. Marco Pantani tra i carabinieri che scende quelle scale là, io penso che quella immagine lì è stata l'immagine che ha in qualche modo tormentato tutta la vita Marco. Cioè quell'immagine là è stata l'immagine che lui ha lasciato al Giro d'Italia. Ha dimenticato tutto quello che aveva fatto, ma è quella che gli è rimasta sempre nella testa che lo ha. Io ho fatto con lui il viaggio di ritorno, eravamo io e Marco e non c'era nessun altro. E abbiamo fatto 4 ore per tornare giù da Madonna di Campiglio, perché l'abbiamo anche allungata la strada, perché non si poteva neanche venire giù dalla parte dove era salito il giorno prima. Perciò abbiamo fatto il giro più lungo. Ci siamo parlati, abbiamo pianto insieme, abbiamo deciso di fermarci a Imola per fare un controllo, perché era un centro accreditato UCI e non abbiamo barato niente, neanche quel giorno lì come eravamo barato il giorno prima. E perciò io so tante cose sicuramente, che cosa pensava Marco dopo questa caduta. E dicelo. Hai capito? Aveva detto Martino, guarda, non mi rompere più le scatole, vai, portami a casa e poi non farti più vedere per un po', perché io non voglio più avere nulla a che fare col ciclismo in questo momento. Col ciclismo, quel discorso. Perché lui... E invece io, il giorno stesso che sono arrivato a casa, l'ho portato a casa, ho dormito a Imola da cenni e la mattina dopo sono tornato giù. È stato l'unico giorno che sono riuscito a parlargli insieme. Dopo per 3-4 giorni è stato veramente impossibile. Il fatto di portarlo al Tour, benissimo. Sicuramente si poteva portare al Tour, ma quando una persona forte come lui ti dice che non vuole andare, ma voglio vedere chi lo porta a Egle o in questo momento lì a Losanna a fare il controllo e compagnia bella. Sì, però Martino, il mio discorso era mica solo rivolto a te, non toccava tutto a te. Bisognava che attorno ci fosse qualcuno che ti desse una mano. Tranquilli. Io le mie responsabilità me le sono sempre prese e me le prendo ancora tuttora. Perché se sono venuto qua è perché non ho niente da rimproverare sul fatto di come è stata gestita la cosa. A 10 anni di distanza cambierei tante cose, sicuramente, ma non è possibile. Però la verità... Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma se l'è portata a casa Marco, se l'è portata con lui nella tomba, se c'è una verità. Poi più di così, ragazzi, non ne so, io l'ho diretto come direttore sportivo. Questo è un disastro. Altre parole che mi vengono in mente, c'era anche Verbrugge nell'albergo della direzione del Giro. E disse queste parole quando gli fu comunicato che Pantani era positivo. A Verbruggen, che era il grande capo del ciclismo mondiale, che forse qualcosa avrebbe potuto fare. Perché io so per certo di altri casi, prima e dopo, di positività, o meglio, di ematocriti alti, che non sono stati diffusi alla stampa, hanno rifatto il controllo il giorno stesso e tutto era in regola e non è mai uscita nella stanza notizia. Nella stanza dove è stato controllato Marco, abbiamo sentito subito in diretta Schattenberg, che forse qualcuno lo conosce, era proprio responsabile medico dell'UCI praticamente al posto di Zorzoli che adesso è così, e qualcosa abbiamo provato sicuramente. Il fatto è che
secondo il mio punto di vista, l'esame era quello lì. E da lì, quante volte abbiamo provato? Bastava una volta su 100 volte che abbiamo provato il sangue di Pantani, se succedeva che era 49,9 o 50,9, perché si poteva battere di un... Purtroppo era lì, il sangue era quello lì, era stato portato lì, sì, secondo me è stato portato lì. Ci fu anche portato lì nel modo sbagliato. Sicuramente è stato portato lì nel modo sbagliato. Venne fatto anche il DNA. Stefano, tu guardavi con attenzione proprio quell'immagine, scusa Auro, perché volevo far intervenire Stefano, quell'immagine al rallentatore, no? Di quella discesa di quelle scale di Madonna di Campiglia. Sì, è un'immagine che ho nella mia testa, io ho vissuto tutto in prima persona. Sono appena sceso dalla bicicletta, quindi posso dire la mia esperienza che posso avere da sportivo. Il vedersi essere, si vede visto anche oggi l'immagine dell'arrivo di Pantani, quel giorno sembrava di essere uno stadio dalla gente che c'era. E questa è un'altra immagine emblematica, Marco vedersi circondato da carabinieri e mediaticamente questo va a far vedere cos'era Marco in questo momento in Italia. Tutti parlano di Pantani. E quello che voglio un po'... continuare a ripetere sul fatto di come può aver agito Marco o no. Una persona normale, più uno sportivo, certo. Trovarsi nel giro di 10 ore un ragazzo di 29 anni con tutte le pressioni che ha, la gestione non è facile. No, io mi metto nei panni di quello che poteva provare lui in quel momento. Guardare l'immagine così mi fa un po' rabbrividire, perché comunque sei uno sportivo che ti trovi nel centro dell'attenzione del mondo e ti devi difendere da un qualcosa che tu reputi che sia ingiusto, sia corretto. Quindi la reazione può essere... ognuno può reagire in un proprio modo. Lui ha reagito nel suo modo, aveva un carattere forte, è stato quasi impossibile cercare di convincerlo in altri suoi cose che potevano fare e basta. Io parlo solo da quello che ho vissuto io, da quello che è passato in una notte, da quello che era e da quello che lui sapeva dove l'avrebbero messo. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Torniamo in studio, gentili telespettatori, ci siamo fermati solo qualche secondo per la pubblicità. Ci siamo soffermati su Madonna di Campiglio perché è stato indubbiamente non soltanto, come diceva Auro e come dicevano i miei ospiti, il momento, l'anno nero di Marco Pantani, di quella discesa dalle scale dell'hotel Turing, sono state uno spartiacque tra quello che era la sua vita da campione e quello che poi sarebbe stato la sua vita di uomo con le sue fragilità. Io vorrei tornare di nuovo con il professor Andreoli, che ci dà la possibilità di tornare a parlare di quello che è stato Marco a partire dal 1999. Sentiamo di nuovo il professor Andreoli. Oggi noi non consideriamo più, per definire un uomo, almeno noi psichiatri, il potere. Tanto più è potente, tanto più vale. E potere nel senso proprio di verbo, faccio perché posso. Siccome posso, faccio. Ecco, l'uomo si misura in fragilità. La fragilità non è debolezza, la fragilità è avere la percezione dei propri limiti. E un corridore di bicicletta ha i limiti legati proprio anche al proprio corpo su quella bicicletta, che magari nasconde, che magari siccome vince non si vede. Ecco, però lui sa dei propri limiti, quindi è la fragilità. Per misurare un uomo è la fragilità. Per misurare non bisogna più nascondere quelli che sono i punti che oggi definiremo così più vulnerabili. L'uomo è grande proprio perché è fragile. E Pantani ha raggiunto anche sul piano del ciclismo i risultati che voi conoscete bene, ne ha raggiunti proprio perché era uno che ha lottato, ha vinto la sua fragilità. Poi c'è stato un momento in cui non ha più saputo nemmeno gestirsi e forse lì si poteva stargli più vicino, ma forse le persone che gli erano vicini non erano quelle giuste, c'era bisogno forse di qualcuno che non guardasse solo al ciclista, ma che guardasse all'uomo. Ecco, perché è sicuro che la cocaina che Pantani ha assunto l'ha presa dopo il 1999.
quando parla il professor Andreoli si fa fatica poi a entrare, no Pier? Perché ha la capacità in pochi minuti di concentrare tutto quello che sono i nostri discorsi di questi anni, la nostra natura e poi le nostre fragilità, quelle di ognuno di noi, no? Anche noi stessi, quando abbiamo raccontato tante volte che nel ciclismo ci è capitato di raccontare vicende tornando poi indietro, oppure ci siamo dovuti attardare su determinati tipi di particolari che probabilmente nessuno vorrebbe ascoltare o nessuno vorrebbe vedere, però questa è la realtà. Noi facciamo questo mestiere, vi raccontiamo le cose come le viviamo, no? Perché poi la vita è fatta da uomini, è fatta da sensazioni, da emozioni e da fragilità, Pier. Sì, è così, ma noi tutti che siamo qui, tu per prima, abbiamo provato con Marco, ci abbiamo provato e come, perché in qualche modo intanto gli abbiamo voluto bene e poi avevamo un rapporto con lui che era un rapporto con la persona, prima ancora o oltre l'atleta. E soprattutto negli ultimi anni, quando era veramente in difficoltà, in qualche modo lo sapevamo, quello che abbiamo potuto fare noi l'abbiamo fatto, quello che ha potuto fare la famiglia lo ha fatto, quello che ha potuto fare Martino, quello che hanno potuto fare tutti quelli che gli stavano vicino, lo hanno fatto. C'era qualcosa che non potevamo fare perché c'era una sofferenza di fondo che lui si portava dietro da quando è nato, da quando era piccolo. C'era qualcosa di un po' dannato in lui, che alla fine in qualche modo ha sublimato col ciclismo. E forse il ciclismo gli ha dato modo di essere Pantani. E lì, quando scende da quelle scale, si sente di colpo tornare bambino. Quando lui spacca il vetro, è perché rivede se stesso bambino, si trova di nuovo fragile e inerme come non era mai stato. Non è più Dio in bicicletta. Spacca nell'albergo quando gli dicono che le analisi erano fuori norma. Lo spacca in camera. Nella camera d'albergo. Quando eravamo tutti riuniti. Perché lì, quello che dice Beppe, hanno provato tutti, Gimondi, Felice Gimondi, era una figura carismatica, è andata da lui e gli ha detto: Marco, ci sono passato anch'io. Anch'io sono stato trovato positivo. Sono tornato in bicicletta e ho vinto la gara dopo. Merz è andato, ha vinto il con tour. Un quarto d'ora di... Ma Pantani era diverso. Pantani era diverso, però bisogna dire, ecco, noi abbiamo messo questo cartello nel nostro video, non la lenta risalita, perché poi comunque Marco torna in bicicletta, tra l'altro doveva fare il mondiale, doveva essere a Verona, poi non fa il mondiale, si presenta a sorpresa al Giro d'Italia del 2000. Vediamo questo servizio curato da Massimo Facchini, vediamo proprio il Giro d'Italia che parte dal 2000 da Roma. Vediamo. Has been sold every night when gone. E quando arriva secondo? Oh, lasciatele, Francesca, lasciatele anche con la musica. Chiediamo a Francesca Portinari, siamo live, ci perdoneranno da casa, ci stanno commentando qui, perché poi quando si vedono le immagini, Stefano Garzelli, queste ti riguardano personalmente. Sì, io ho una cosa fissa nella mia testa, tra tante, che mi ricordo sul Colle dell'Agnello, che rimarre 4-5 corridori con Casagrande, Piepoli, Conti che tirava. E a un certo punto, quasi alla cima, nei tornanti sonto, a un certo punto sento la gente che grida, un boato, e dici: che sta succedendo? Mi giro, stava arrivando Marco. Lui era giunto in discesa, sì, però. In discesa, dopo lo scollinamento. Abbiamo visto andare velocissimo, discesa, tra l'altro. Questa Lisoar, che era la montagna successiva. Sì. Esatto, lì ci fu un po' il capolavoro mio, di Marco, di tutti, e anche in discesa. Quando a un certo punto viene e mi dice, quando si rimasero... Io, Pantani, Casagrande, Simone, fa: tu pensa a lui e io penso a lui. Uno rivolto a Casagrande. E poi è andato via Lanfranchi. Dopo rientrò. Esatto. Perché avrebbe potuto vincere quella tappa. Sì, adesso perché poi si disse molto che lui cercherà di aiutarti, però lui voleva anche vincere la tappa. Ma senza dubbio, era un vincente. Ma adesso le vedremo ancora queste immagini. Quindi proprio l'immagine proprio che mi dice: tu pensa a Casagrande, io a Simone. Tu pensa a lui, io penso a Simone. Che poi Simone, lui non è... 4, 2 contro 2. Ecco, infatti le stiamo vedendo proprio... Adesso. Questa è la discesa del Brianzone. Qui Marco andò a prendere una borraccia per me, che credo è successo pochissime volte. Per te? Questa è la Francia. Guarda la folla che c'era.
Però insomma quel Giro d'Italia, Martino, no, gli dà la sensazione che può tornare a far qualcosa, perché poi tra l'altro c'è un'attenzione mediatica. Io mi ricordo che mi hai detto un morso, Marco, non so se te lo ricordi, è un villaggio di partenza, perché si arrabbiarono i corridori perché rubava un po' l'attenzione a tutto il gruppo, era un po' contro Pantani, no? Nel senso che rubava l'attenzione, monopolizzava, perché poi queste sono immagini che... Anche lui aveva deciso proprio a una decina di giorni prima, proprio aveva chiamato, ero il Giro del Trentino, mi ricordo, mi aveva chiamato e mi aveva detto, vabbè dai, allora partiamo sto Giro d'Italia, e vabbè, ho detto, nel bollettino ci sei, perciò. Ma anche lì è un fenomeno, perché lui non si era preparato, gli altri preparavano il Giro da febbraio, lui a fine aprile dice faccio il Giro, lì è un fenomeno. E lì ebbe un ruolo importante nel convincere Pantani a fare il Giro, Emilio Magni, il dottore. Sì. Il dottore mi confidò a Mursia. Mursia era marzo, no? Mursia quando andò a febbraio, doveva partire, ma andò a casa quell'anno. Esatto. Pantani a Mursia, Magni, Emilio Magni a Mursia, mi disse, guarda Auro, che in fondo lui ci sta pensando a fare il Giro d'Italia. Sembrava non rientrasse nei suoi piani, infatti si presentò a Roma. Presentò a Roma, tra l'altro c'è la partenza da Roma. Da lì Martino non può raccontare probabilmente tutto quello che è successo davvero, ma... Lì Marco cominciava già a star male. Sì, infatti quello che volevo che si sottolineasse. Proprio alla vigilia di Mursia sono successe delle cose, lui è tornato a casa, sembrava che non dovesse più correre, ha scritto una lettera ai tifosi, ve lo ricordate? Me lo ricordo. Da lì in poi è stato un calvario, per noi, per lui. È stato un calvario, però c'è stata questa parentesi, Francesca Portinari avrà già pronto sicuramente questo racconto bellissimo della vittoria a Courchevel, lo voglio ricordare perché insomma l'abbiamo vissuto con Auro. E nel 2000, quello fu il record storico di Rai 3, battuto poi soltanto da Fazio e Saviano, convieni via con me, 8 milioni e mezzo di telespettatori, Auro, davanti. No, 7 milioni e 2, ma è lo share, un share del 63-64%. Quindi 64 televisori erano sul Tour de France, insomma c'era stato il Mont Ventoux, c'erano state le incomprensioni con Armstrong, c'era stata la sfida, si erano offesi a vicenda, lui gli aveva dato dell'elefantino, insomma non si erano piaciuti, lui gli aveva detto Robocop sarà figlio di quella Armstrong che è andato sulla Luna, se riusciamo la sentiamo questa battuta. Bellissimo. Tra l'altro andiamo a rivivere Courchevel 2000. Vediamo, Tour de France. Questo sì che è un successo dei tuoi. Marco Pantani è rimasto lontano dalle corse un anno. Ha detto mi ritroverete al Tour de France ed eccolo qui. Primo sul Mont Ventoux, primo a Courchevel e anche il sovrano. Lance Armstrong è stato staccato. E anche il sovrano Lance Armstrong è stato staccato. Beppe. Ma l'aveva promesso perché tre giorni prima praticamente sul Mont Ventoux c'era stato quel fatto che Armstrong avesse detto ti ho lasciato vincere, non ti ha lasciato vincere, sembrava... Ti ricordi la conferenza stampa? Si erano un po' di tutto. Detto, vabbè, prima salita prima salita di stacco. Lui aveva preso tre minuti a Otakam e non gli era andata giù. Sì, sì. Sul Mont Ventoux ha reagito e a Courchevel ha detto adesso Ventoux, ti do la posta. Mont Ventoux ti dico che credo che Marco faticare così l'ho visto poche volte nella sua vita. Momento di testa. Perché si era staccato due o tre volte. Poi è riuscito a partire a 2 chilometri dall'arrivo e rimanere da solo davanti finché non è arrivato Armstrong. Ma era fuori, c'erano 15 corridori davanti, lui prima di Chalet-Renard. Nel bosco era dietro, è tornato su dopo. Fatto e c'era un elastico. Sì, c'era un vento folle lassù, quindi ha fatto veramente una fatica, hai ragione, incredibile. Io me lo ricordo con un'emozione particolarissima al traguardo, perché c'era anche Christine, a proposito di persone che hanno voluto bene questa. Questa ragazza ha voluto bene veramente a Marco, forse se fosse rimasta, chissà, no? A proposito di quello che sono poi i sentimenti e gli affetti che ti possono aiutare davvero, c'era anche Cristina in quella vittoria a Courchevel, fu un momento particolare da vivere anche per noi che lo raccontammo, insomma, mi ricordo proprio la partecipazione di Auro, proprio la sensazione che fosse in qualche modo tornato. Una delle frasi storiche che Marco Pantani ha lasciato dietro di sé è proprio quella perché vai così forte in salita per abbreviare la mia agonia, che la disse proprio a Gianni Mura, che poi è una frase che dovrebbero tutti gli uomini tutti i giorni, no? Forse questa l'agonia di ognuno di noi poi è quella della quotidianità. Andiamo a sentire Gianni Mura con Auro Bulbarelli, sentiamo. 10 anni fa un ragazzo di 34 anni ci lasciava, si chiamava Marco Pantani. Se io ti dico Pantani, cosa rispondi, Gianni Mura? Un grande dolore e una grande esaltazione se penso a quando correva, un grande dolore se penso agli ultimi anni della sua vita.
qualunque errore abbia fatto, credo che una fine così lunga e sofferta non la meritasse proprio né Pantani né nessuno. E poi per combattere questo dolore mi sforzo di pensarlo quando correva, quindi di pensarlo su una salita. È il corridore che mi ha dato più emozioni negli ultimi 30 anni. Questo Pantani che aspetta solo le salite e si ha l'idea che le salite aspettino lui e la gente aspetta lui e le salite e raramente ha tradito. Secondo te, Gianni, chi ha sulla coscienza Pantani? Io non ho sposato nessuna delle tesi, il complotto che fa fuori la gallina delle uova d'oro e neanche sopporto quelli che dicono a tanti anni stiamo ancora a parlare di un drogato, no? Per esempio io sono convinto, ma non posso dimostrarlo, che se non fosse morto Luciano Pezzi Pantani avrebbe ripreso a correre, sarebbe vivo e la sua sarebbe stata una carriera diversa. E purtroppo per lui gli ultimi a cui ha dato retta erano quelli che ci tenevano meno alla sua salute e alla sua felicità, alla sua carriera e tutto sommato alla sua vita. Io penso che quando si parla di campioni e di drammi che li riguardino, bisogna sempre tenere presente una cosa, che sono uomini che hanno dei difetti, che possono essere i più forti del mondo in salita e inciampare su un gradino, possono attraversare l'oceano a vela in solitario e annegare in mezzo metro d'acqua in una vasca da bagno. Quello che mi piace di questa serata è proprio questo, no? Che stiamo privilegiando, nonostante insomma, il momento di difficoltà, non vi abbiamo fatto vedere il 98, però insomma, gentili telespettatori, dalle 12.30 avete visto tutte le immagini di Marco. Forse è interessante che sia un po' intimo questo racconto, no? Pier, sei d'accordo? Stiamo facendolo con leggerezza. Dopo ecco, 10 anni escono libri in quantità, sì, film, se la gente si appassiona, se tutti i giornali in questi giorni hanno fatto il grande avvenimento sportivo del giorno che rivaleggiava con le Olimpiadi, è perché lui aveva qualcosa in più, non era soltanto un atleta, era uno che parlava in un certo modo, arrivava in un certo modo, le sue vittorie erano ogni volta un'impresa e tirava fuori qualcosa che aveva dentro che poi alla fine ha anche pagato. Abbiamo detto, insomma, Marco non era mai banale nelle sue dichiarazioni, sentiamolo proprio al Tour de France con tutte le piccole battute nei confronti di Lance Armstrong, sentiamo. Sembrava che non facesse fatica ieri. Ma non lo so se facesse fatica o no, però veramente le andature e le medie, io mi sono accorto di non reggere il passo ancora quando ero assieme a lui. Ho cominciato a capire, insomma, velocità veramente che mettono in condizione a chi gli va dietro di pagare. Io quando sono partito, quel passo che sono partito si è fatto quasi subito il vuoto, l'avrei tenuto fino in cima, però sai, quando vedi qualcuno che va di più cerchi sempre di andarci di dietro e sarebbe stato meglio andare su del mio passo, perché quello lì è un passo che in questo momento non credo, in questo momento, ma credo questo è un passo che io non sono capace di fare. Lui ha detto di te ieri, io l'ho intervistato, mi ha detto: l'uomo in rosa è stato l'unico ad avere il coraggio di venirmi a prendere ed è stato l'unico in grado di essere veloce e forte come me. Ma ci sono 5 minuti di differenza e poi io credo che rispetto al resto del gruppo, credo che se non ci fosse stato lui si sarebbe visto uno spettacolo vecchio, un vecchio spettacolo. Lui ha dato un qualcosa di nuovo a questo tour, a questo tipo di corsa, perché salire a 90 e rotte pedalate al minuto come ha fatto, complimenti. Credo che sia un umano anche lui, probabilmente lui, non lo so, avrà passato qualche cosa della vita che probabilmente gli ha dato
una superiorità mentale che non so, io decisamente credo che non possa avere nient'altro di più, anche perché ci sottoponiamo a tutti i controlli dovuti, quindi io penso che ci sia la responsabilità di essere sullo stesso piano nei confronti di chi ci gestisce, quindi non credo questo. Credo che magari sarà il figlio di quell'Armstrong che è andato sulla Luna, o non lo so. Sarà figlio di quell'Armstrong che è andato sulla Luna. Pier, tu hai tentato anche, questa è una battuta, dopo Takam alla Tour de France, la partenza di Carpentras. Pier, tu hai tentato anche di metterli assieme, no? Alla Vuelta Murcia del 2001. Sì, non io, me l'ha chiesto Armstrong. Ah, che tra l'altro ha scritto anche una lettera, ho letto, no? Sul sito di Cycling News. E ha ricordato questo episodio, perché alla fine c'è sempre stato l'equivoco del Mont Ventoux, quello in cui lui si è arrabbiato perché mi diceva vai più forte, mi ha regalato la tappa, e si è arrabbiato perché dice io sono un campione. Un altro campione non fa regali. Pade cadeau, disse Armstrong, ti ricordi? Se mi rispetti, fai la volata e vinci tu piuttosto. Mi rispetti di più vincendo piuttosto che lasciarmi la tappa e dire che me l'hai regalata. Certo. Questa è la rabbia che aveva Pantani. Armstrong non voleva lasciare niente perché stimava moltissimo Pantani. Prima però, perché poi fece delle dichiarazioni... L'ha sempre stimato. Poi sempre stimato. Armstrong è un cowboy texano. Non vince, non perde mai, esatto. Armstrong. Ecco. Ma pareggia. Alla partenza della Vuelta a Murcia ci eravamo trovati tutti, Beppe portava sempre la squadra al Rincon de Pepe, che era il suo albergo, e Armstrong viene da me e mi chiama al telefono e dice voglio incontrare Marco, però da solo. Allora io vado da Marco, lo incontro all'ascensore e gli dico ti vuole parlare il cowboy, e lui mi guarda così e mi dice cosa vuole l'americano. Lo so, gli ho detto ti vuole parlare, mi ha detto va bene. Quindi fissiamo, andiamo al bar, no scusa, Beppe andava al Ciurra andava. La grigliata del Ciurra. Al Ciurra. E invece l'appuntamento ce lo diamo al bar del Rincon de Pepe. Vado io prima, mi metto d'accordo, datemi una stanzetta tranquilla, andavamo con Giannelli. Giannelli ci aveva portato in macchina e è venuto Mondini. Perché? Per l'americano. Pantani non si fidava, dice... Armstrong non parla bene l'italiano, io non capisco l'inglese, mi porto Mondini che sa... Si sono trovati tutte e due, un'acqua minerale e una limonata, proprio due bite così, e ha condotto tutto il gioco Armstrong e gli ha detto, Armstrong, Pantani, io e te siamo i più forti corridori del mondo, non possiamo farci la guerra. E Pantani lo guardava così dicendo cosa vuole questo qui. Cioè io ti conosco da quando abbiamo fatto la settimana bergamasca nel 91, dobbiamo trovare un incontro. E lui dice ma al tour però tu hai fatto quella cosa. E lui gli dice non hai capito, io non ti dicevo pluvit, io ti dicevo tu vinci. In italiano. Bah. E Pantani lo guardava non ci così. Credo. Non ci credo. Non ci credo. Più veloce, no? Sì, più vite. Allora, più di vitesse, gli diceva. Più di vitesse. Più vite. Più di vitesse. E lui dice, tu vinci. Io ti dicevo, tu vinci. E Pantani credo. Non ha capito. No. Bene. Alla fine, comunque, Pantani a sua volta gli ha detto, anch'io ho sempre avuto stima di te, di tutta la tua storia, avrei voluto chiamarti, ti volevo nella mia squadra, gli ha detto Pantani. Perché ad un certo punto, dopo la malattia di Armstrong, come no? L'avrebbe voluto nella sua squadra. Sì, vero. Sì, l'ha mercato noi, ha avuto un contatto. È vero. E ha detto, Pantani, sono io che ti volevo nella mia squadra. Dopodiché, insomma, si lasciano e Armstrong gli dice, finiscila di star male, finiscila di avere problemi, ricordati che dobbiamo, io e te nei prossimi 5 anni vinciamo tutto e poi andiamo su una spiaggia messicana a berci margherita insieme. E si erano lasciati benissimo. Poi però Pantani non è stato invitato al tour quell'anno dopo. Però Armstrong, scusami Pier, aveva una bella responsabilità lì. Sì, è rimasto sempre convinto che fosse Armstrong a non averlo invitato al tour. Penso anch'io. Beppe, tu ci credi che gli diceva tu vinci in italiano? Io no. No, lui l'aveva ripreso da dietro e Marco mi ha sempre detto che gli ha detto come sfottalo, come dire, oh, ti ho ripreso, ma andiamo più forte. Lui de Vitesse, io mi ricordo questo particolare che diceva. Francese probabilmente è stato tradotto. Ma non credo che Armstrong parlasse in francese a Pantani, dai. Ma in italiano non gli parlava, Auro, sicuramente in italiano non parlava. Comunque non gli ha detto tu vinci perché alla fine però ti dirò che a 700-800 metri dall'arrivo, dai filmati che si vede, perché dopo li ho rivisti anch'io, Armstrong stava quasi per staccare Marco e si è girato, l'ha visto e ha un po'
quasi un po' rallentato. Sì. Poi è stato un po', arrivo... po' troppo plateale, dai, è stato un po' troppo plateale, sì, non doveva esserlo. Sì, ha fatto vedere che era il più forte, ha fatto vedere che era più forte. Forse stampa. Vincerlo non l'ha fatto vincere, perché secondo me l'arrivo lì è stato veramente... C'era il problema di vento, no? Lui ha fatto la curva un po' più veloce. Non ha fatto la volata Armstrong, però. No. Ma quello è anche normale. La maglia gialla lascia la tappa a chi arriva con te su. Se è stato fatto, no, secondo me da fuori, è stato fatto male. Sì, esatto. Forse soprattutto poi fatto male nella conferenza stampa l'indomani, perché lui dice campione, insomma, sì, perché per l'elefantino sia che l'hai fatto che non l'hai fatto, esatto, te lo tieni per te. Esatto. Però aveva molto rispetto Armstrong per Pantani, scusate la parola, era anche paraculo Armstrong, perché io nel 99, inviato Rai, io lo considero un po' più cinico Adriano Armstrong in telecronaca, io facevo l'intervista, intervistavo Armstrong quasi tutti i giorni e una volta gli chiesi: ma se ci fosse stato Pantani a questo tour? E lui ha detto: beh, con Pantani nessuno avrebbe potuto vincere. Perché sapeva che tu eri italiano, Mauro. Questo però rispose così, sì. E noi la mandammo insomma, in onda. Sceglieva un pochino le persone. Comunque abbiamo visto insomma questa lenta risalita di Marco, il giro del 2000, il Tour de France del 2000. Questa che vi proponiamo, prima di passare proprio a quello che è stato l'anniversario, a quello che è accaduto 10 anni fa, è proprio una delle ultime interviste di Marco, una delle belle dichiarazioni di Marco. Sentiamo. Mi piacerebbe rivincere un grande giro. Quello sì. Sì, penso che di sentire di poterlo fare, no? O comunque di poter provare, e quindi anche con la serenità di dire, insomma, è fisiologico, no? Che ci siano delle... Però, insomma, provare a fare... a vincere un grande giro. Non l'avevi pensato in questi ultimi 2 anni? No, cioè ci avevo pensato, ho lottato, però in testa troppe cose, bisogna a un certo punto, bisogna anche con una certa sofferenza arrendersi, no? Arrendersi e accettare quello che non si può contrastare, quindi chiudere. Su questo io vi voglio coinvolgere, perché abbiamo parlato delle difficoltà, abbiamo parlato mai della banalità di Pantani. In queste poche parole c'è tutta la fotografia di quello che era la sua difficoltà. Questo era inizio, no? 2003, era 2003, giusto? Era febbraio del 2003. Ultima stagione. Tra l'altro voglio ricordare che tutte le interviste di Marco Pantani dal 94 in poi potrete vederle in quello che è un'altra parte dello speciale C'era una volta Pantani, verso 00:30, 1:30 di dichiarazioni di Marco Pantani. Pier, Beppe, insomma, tutti quanti vorrei farvi intervenire su questo. Lui arriva con questo progetto, c'era il progetto della squadra che si doveva fare, Pantani con Cipollini, Pantani torna a correre insieme a lui, eccetera. Di fatto non si fa, però Marco affronta il 2003, cioè un anno esatto prima della morte, con questo desiderio nel cuore di voler vincere un grande giro. Beppe. Ma è sempre stato, era un vincente, per lui nella posizione dove era sicuramente, non era il suo posto, non era il suo, voleva sicuramente ritornare a essere competitivo, però sapeva di avere tante problematiche, perciò credo che in cuor suo sapesse tante cose, hai capito? Però le voleva, era un combattente, era, oltre a essere... è un grande campione, aveva una testa molto, molto fine, perciò tante volte anch'io quando rivedo le interviste e faccio un po' mente locale, molti messaggi li manda proprio, solo che noi siamo travolti dalle volate, dalle vittorie, però lui era molto attento a quelle cose lì. Però quando ti dice Stefano accettare quello che non si può contrastare. Sì, adesso a distanza, cioè, di anni, quella frase là ha un significato incredibile, accettare quello che non si può contrastare della vita, la mia difficoltà, anni, perché insomma è un Pantani diverso anche fisicamente. Questo non penso, da quello che posso fa capire qualcosa che ha un problema che quasi forse che fa fatica forse anche solo a combattere, a sconfiggere questo problema. Sportivamente sa che il suo sogno è quello di poter vincere un Giro d'Italia, dentro di lui magari sa che è quasi impossibile con tutte le problematiche che dentro lui può avere e sa lui di avere. Sì, forse questa ultima intervista qua e le ultime parole sono, se uno le ascolta a freddo, sono significative. Guarda, Marco aveva un limite culturale probabilmente, ma una straordinaria intelligenza emotiva e
che lo portava a cogliere appunto con una parola, con un giro di frasi, una situazione, un sentimento, e te lo raccontava. Poi stava a te interpretarlo in qualche modo. Questo era un Pantani già malato, sì, profondamente malato, molto, purtroppo. E, io credo che lui gli ultimi anni li abbia sofferti il doppio, perché si trovava a combattere contro tutti i demoni che aveva dentro se stesso, con i rapporti che aveva con gli altri. C'entra anche il rapporto che aveva con Christine, che in quel Tour de France, in quel Giro d'Italia del 2003, c'era ancora, lui aveva sperato di poter tornare con lei proprio in quel giro ed è sparita subito dopo. E tutti questi abbandoni in qualche modo sommati uno sull'altro, e la sensazione di essere abbandonato dall'intero movimento, quello che dice la mamma, io lo capisco, perché è qualcosa che Pantani in qualche modo ha detto e poi scritto. Quindi ha passato anche a lei questo, sì, testimone dell'abbandono. Perché quelli sono stati anche anni complicati, sarebbe interessante approfondire, ma per non lasciare un convitato di pietra, il doping in quegli anni c'era, sì, esistito, ha condizionato, in qualche modo ha condizionato in negativo tutto quel ciclismo lui stesso. Ora la mia tesi, ma la butto lì, ma è una tesi assolutamente personale, avessimo la bacchetta magica, potessimo azzerare tutto il doping di quegli anni, io credo che comunque lui fosse lo scalatore più forte in assoluto. Ma certamente. Il problema è che la commissione con il doping di quegli anni c'era, certo, e lui, questo lui, perché col senno di poi, adesso quello che è successo di Armstrong lo sappiamo tutti, in quel momento Armstrong era Dio e lui era il diavolo, in realtà sappiamo che erano quantomeno alla pari, se non che tutto, Armstrong, sì, fosse molto più, certo, organizzato e, certo, più strutturato, certo, e lui è quello che ha pagato più di tutti, sì. Quindi un pochino più cinico. Ma in quegli anni di cui tu parli, una grossa botta lui l'ha presa, e quando al turno non lo invitarono più. Lì è stato un momento che lui si parla, sì, cioè, ma dopo, però, dice dopo Campiglio, ma quando al Tour gli hanno detto di no, lì è stata un'altra mazzata grossa. Comunque noi siamo qui. Nel 2003 qui avrebbe potuto andarci al Tour, esatto, solo, sì, che non c'era la squadra. Era troppo tardi. No, c'era. C'era la squadra, Caldirola, sì, certo, la famosa Caldirola offerto, che aveva dato la possibilità, ma però non c'era no, lui. Non era troppo tardi. Finito la domenica dell'arrivo a Milano, Pantani, sì, voleva andare al Tour. È andato in Romagna per, sì, vicende sentimentali legate è finita a Christine, come c'è stato il momento. E purtroppo è ritornato nei gangli della Comedia. Però vedi, torniamo, però torniamo sempre a parlare delle fragilità. No? Io volevo adesso fermarmi qualche minuto con voi per guardare questo servizio, perché insomma abbiamo detto, siamo qui, ricordiamo, 4 libri sono soltanto usciti in questo mese. Voglio ricordare quello bellissimo di Marco Pastonesi, Pantani era un Dio, che ha raccontato veramente con tutte le voci di chi è stato con Marco in questi anni. Tra l'altro una bellissima rivista, anche quella, la rivista Cycle, che ha dedicato un numero intero a Marco Pantani con tante voci e tante testimonianze. C'è questo splendido spettacolo di Marco Martinelli, è andato Cristina Ippolito a vederlo per noi, vediamo. Tragedia, epica, teatro d'inchiesta, rito della memoria. È tutto questo Pantani, opera messa a punto in 2 anni di lavoro da Marco Martinelli per la compagnia Teatro delle Albe. 34 scene, tanti quanti gli anni vissuti dal pirata, scritte dopo aver letto Gli ultimi giorni di Marco Pantani, del giornalista francese Philippe Brunel, e sulla scorta dei colloqui avuti con i genitori, la sorella, gli amici del campione. Il 23 gennaio lo spettacolo è andato in scena a Cesenatico, città natale di Marco, presente in sala i suoi genitori. Il protagonista non appare in scena, ma è evocato dai testimoni, anzitutto la madre Tonia, interpretata da Armanna Montanari. Andate via, tutti quanti! Me lo avete ammazzato voi, con le vostre chiacchiere! Un grido di dolore irredimibile. Ermanna lì ha l'accento di un'ecuba antica. Il padre di Pantani, Paolo, l'attore Luigi Dadina, è più pacato. Si emoziona ancora per le imprese del figlio, vincitore nel 98 del Giro e del Tour de France. I video sono proiettati sullo sfondo. A 3 chilometri dall'arrivo sono ancora lì insieme. A un certo punto nessuno dei due sentiva più nelle mani, nelle gambe. Erano stremati, morti di fatica. L'indagine, il commento dei fatti vengono affidati a un giornalista, l'inquieto, che è l'attore italo-belga Francesco Mormino. C'è qualcosa che non mi torna. L'inquieto un po' è Philippe Brunel, un po' sono io, un po' è ogni spettatore che nell'ascoltarci
si identifica con lui, con questa inquietudine. Pantani è una tragedia romagnola, antica, in cui la forza dell'eroe non basta a vincere contro il destino, che si presenta sotto forma di cadute, infortuni, fino a quell'esame del 5 giugno 1999, quando Pantani viene fermato al Giro d'Italia per tasso di ematocrito oltre i limiti di sicurezza. Gianni Mura ha scritto delle pagine davvero degne di Omero sulla sfortuna di Marco. Però il 6 giugno, il 5 giugno, la mattina stessa del 5 giugno, lui dice «Sono caduto tante volte e mi sono sempre rialzato. Forse questa volta non ce la farò a rialzarmi». Dietro Pantani i valori di un mondo popolare, tanto che la tragedia comincia proprio con l'allontanamento da quei valori. Troppi soldi, troppa fama. Di derivazione classica, i cori della pièce. Nel primo si racconta la discendenza di Marco da antenati contadini e proletari, fino al nonno Sotero che gli regalò la prima bicicletta. In un altro coro ci sono i gregari che rappresentano la fatica e il desiderio di riscatto. Su quelle strade di un tempo la fame ci inseguiva, la fame ci spingeva, la fame dei nostri vent'anni. Dopo Madonna di Campiglio esplode la crisi. Il caso Pantani viene letto dal regista come espressione di un sistema malato, di una società contraddittoria, divenuta incapace di distinguere fra realtà e finzione. Un tempo si linciavano le persone con le pietre. Era quello il linciaggio. Il capro espiatorio veniva ucciso a colpi di pietra. Oggi, tante volte, purtroppo, i mass media assumono questo ruolo e da un momento all'altro chi fino a quel momento era idolatrato viene cancellato a colpi di servizi giornalistici. La pièce non indugia sul Marco più fragile, quello della depressione e della droga, che finisce i suoi giorni in un residence di Rimini il 14 febbraio 2004. Aveva una sua dolce malinconia, ma non la metterei in relazione con quella che è stata poi la sua fine tragica. Era un ragazzo che amava molto la vita e amava molto anche i suoi compagni con cui correva e con cui combatteva ogni anno. Ad accompagnare le scene, la fisarmonica. La fisarmonica è Marco in scena, perché Marco sapeva da una parte essere parte di un popolo, quindi antico, aveva questa faccia da bambino vecchio, come diceva Gianni Mura, e dall'altra invece era un uomo degli anni 90, un uomo assolutamente dei nostri tempi. Uno spettacolo bellissimo al quale tu hai assistito, tra l'altro, Martino, lo ricordiamo in giro per l'Italia, tra l'altro domani c'è anche questa iniziativa importante a Cesenatico dove tanti campioni arriveranno, ci sarà anche Ian Urich, ci sarà Gimondi e ci saranno insomma i gregari di Marco per raccontare ancora quello che c'è voglia di dire su Marco, c'è ancora tanto, tra l'altro credo che Vincenzo Nibali incontrerà la mamma di Marco Pantani. No, non lo so perché... Ha una visita domani proprio per la bambina e non so, si sono parlati oggi, penso, tra la mamma e cose, Vincenzo, si sono parlati. Ti sentivo parlare con Stefano durante il servizio. No, dicevo che sono andato a vederlo, quello spettacolo, sì. Lì, e no, è bello, cioè, mi è piaciuto e sono andato con la mia famiglia, perciò ho rivisto un po'. No, è stato fatto molto bene, molto bene. Noi abbiamo ancora 5 minuti prima di chiudere, di lasciarvi all'appuntamento con Sabrina Gandolfi, però io vorrei ascoltare un'ultima battuta del professore proprio per chiudere. Professor Vittorino Andreoli, sentiamo di nuovo. Un conto è parlare di un uomo che non è solo le gambe, è un uomo, è un corpo, è una personalità, è una sofferenza, è un passato. È una sfida con se stesso. Allora, che rimangano pure quelli che danno giudizi, e forse anche voi, certamente tra di voi c'è chi è per Pantani, chi invece... Deve rimanere, questo fa parte di un gioco. Però, quando parliamo degli uomini, voi dovete tacere. Perché lo sport è un'altra cosa. Lo sport si inserisce nell'umano, ma non è tutto l'uomo. E allora bisogna che parlino i sentimenti, bisogna che parlino le persone che l'hanno conosciuto, i gesti che lui ha avuto, bisogna allora guardarlo anche in faccia, mentre invece, vede, se uno fa una gara bisogna guardare solo i cronometri, i tempi, io adesso non mi intendo, ma guardarlo in faccia, si capisce di più l'uomo, certo il cronometro ti dice
come corre, però l'uomo è anche il volto, è anche quella faccia che lui aveva, da espressioni che sembravano serene, gioiose, in un attimo passava a diventare nero, a diventare preoccupato. Ecco, ci sono delle personalità che hanno alti e bassi, si dice, e quello, e Pantani era uno di questi. Ci sono di quelli che non sono né mai alti né mai troppo bassi, sono altre persone. Però se si vuole parlare dell'uomo Pantani, allora è difficile essere contro quest'uomo. È difficile essere contro quest'uomo. Io penso impossibile. Io penso che il professore abbia in qualche modo, Pier, un po', ci abbia un po' portato per mano, no? Perché... Ma sì, che poi è un po' la sintesi di quello che abbiamo detto anche questa sera, cioè non spetta a noi dare giudizi. No. E se vuoi capire quello che è successo e perché siamo ancora qui tutti a parlarne, dovresti far parlare le emozioni. Io vedo che ogni volta che noi stessi, ma capita con i ragazzi, capita con tutti quelli che si mettono di fronte a un video e guardano le immagini, vedere Pantani in bicicletta o sentirlo parlare, alza il livello della nostra attenzione. Ed è quel potere carismatico, quell'essere leader in qualche modo sempre, che ne ha fatto un personaggio, un eroe, che la tragedia poi ha ingigantito. Perché la tragedia non ha fatto altro che ingigantire il ricordo che abbiamo di lui e di quello che ha fatto. Sì. Esatto. Auro, abbiamo ancora qualche minuto, poi volevo chiudere con Martino. Ti dico quello che ho detto all'inizio della trasmissione, che dopo Campiglia il ciclismo non è più stato lo stesso, che Marco Pantani, uno come Marco Pantani non lo troveremo più, e spero solo che abbia trovato quella serenità che qui negli ultimi anni non aveva, purtroppo. Alessandra, se posso solo aggiungere, anche io dico, in questi giorni in cui si parla dappertutto di Pantani, giornali, TV, eccetera, pensiamo anche a lasciarlo riposare un po' in pace, Marco, perché se lo merita dopo tutto quello che ha vissuto. Abbiamo un minuto, tra l'altro vi lasceremo ad un'intervista che ha fatto Francesco Pancani proprio con Beppe Martinelli, che racconterà il Pantani intimo, poi c'era una volta Pantani, c'era una volta il Pirata Continua. Abbiamo un minuto per Stefano e per... Non è stato facile per te oggi, Beppe? Ma per me è tutto abbastanza difficile quando parlo di Marco, perché è stata un po' la mia vita. Se sono diventato un buon direttore sportivo lo devo sicuramente a lui, perciò sposo un po' quello che hanno detto tutta la gente che c'è qua. Bisognerebbe sapere in questo momento se è veramente in pace con se stesso, questo sarebbe già molto per me. Stefano. Quindi io posso porre alla parte mia sportiva, quello che ho imparato, che ho fatto e che ho vinto. Quasi tutto lo devo a Marco, quello che mi ha insegnato, quello che sono stato capace io di imparare da lui. Per me è stato, prima era un idolo, dopo è diventato un compagno di squadra e niente, è un amico fondamentalmente, quindi non posso che, come con Martino, è sempre difficile parlare di Marco, a distanza di 10 anni è ancora più difficile, e se ancora siamo qua a parlare tutti di Marco perché è stato unico, credo. Lo abbiamo fatto questa sera, l'abbiamo fatto tutto il giorno, gentili telespettatori, potete ancora vedere tante immagini di Pantani, potrete ascoltare la sua voce, noi abbiamo cercato di raccontarvi, avremmo magari voluto farvi vedere qualche immagine in più, ma ne avete già viste tante, abbiamo seguito il live, abbiamo seguito la diretta, no? Quella diretta che ci ha regalato tanti bei momenti con Marco, e Marco comunque resta un campione che noi vi abbiamo raccontato così come l'abbiamo vissuto. Adesso io vi lascio questa intervista di Francesco Pancani, continua il nostro racconto di C'era una volta il Pirata, ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio Francesca Portinari per la regia, poi vi ricordo che subito dopo ci sarà Sabato Sprint con Sabina Gandolfi, arrivederci.